Gracha mega London, dearest souls, quick philosophy, re, let rockered all the Jordi. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Quest'oggi ci troviamo in un assolato inizio d'estate a discorrere insieme alle nostre amiche di letteratura. Abbiamo qui con noi Nadia Verdile, Maria Serena Sapegno, Loretta Giac e Giuliana Cacciapuoti. E come per ormai siamo abituate a questa piacevole compagnia, il Centro di Pedagogia dell'Espressione L'Arca del Bosco ci offrirà le pillole di inizio e di fine incontro. Quindi cominciamo subito con un omaggio all'erotica di Marguerite Joursenoir e di Claudio Scatolini e Valentina Tinelli. Grazie. Di fronte all'amore, la logica umana è impotente, come in presenza delle rivelazioni dei misteri. Non si è ingannata la tradizione popolare, che ha sempre ravvisato nell'amore una forma di iniziazione, uno dei punti dove il segreto e il sacro si incontrano. E per un altro aspetto ancora, l'espressione sensuale si può paragonare ai misteri, in quanto il primo contatto appare al non iniziato un rito più o meno pauroso, violentemente diverso dalle funzioni consuete del sonno, del bere, del mangiare, oggetto di scherno, di vergogna o di terrore. L'amore, non altrimenti della danza delle menadi e del delirante furore dei coribanti, ci trascina in un universo insolito, ove in altri momenti è vietato avventurarci e dove cessiamo di orientarci non appena l'ardore si spegne e il piacere si placa. Avvinto al corpo amato, come un crocifisso alla sua croce, ho appreso sulla vita segreti che ormai si dileguano nei ricordi, per opera di quella stessa legge che impone al convalescente guarito di dimenticare le verità misteriose del suo male, al prigioniero, una volta libero, di obliare la tortura e al trionfatore la gloria quando l'ebbrezza del trionfo è svanita. A volte ho sognato di elaborare un sistema di conoscenza umana basato sull'erotica, una teoria del contatto nella quale il mistero e la dignità altrui consisterebbero appunto nell'offrire al nostro io questo punto di riferimento ad un mondo diverso. In questa filosofia la voluttà rappresenterebbe una forma più completa, ma anche più caratterizzata dei contatti con l'altro, una tecnica in più messa al servizio della conoscenza del non io. Anche nei rapporti più alieni dai sensi, l'emozione sorge o si attua proprio nel contatto, ma se essi si ripetono, si moltiplicano attorno a un unico essere, sino ad avvolgerlo interamente. Se ogni particella d'un corpo umano si impregna per noi di tanti significati conturbanti, quante sono le fattezze del suo volto? Se un essere solo, anziché ispirarci tutto al più irritazione, piacere, noia, ci insegue come una musica e ci tormenta come un problema, se trascorre dagli estremi confini al centro del nostro universo e infine ci diviene più indispensabile che noi stessi. Ecco verificarsi il prodigio sorprendente, nel quale ravviso ben più uno sconfinamento dello spirito nella carne che un mero divertimento di quest'ultima. E
Ed eccoci tornati al nostro salotto e con un grande piacere ho l'onore di presentare una carissima amica, Nadia Verdile, veramente poliedrica, insegnante adorabile, giornalista, scrittrice, direttrice della collana editoriale italiana di Pacini Fazzi Editore e napoletana di nascita, vive a Caserta, ma tutte noi amiche sappiamo la sua passione per le radici molisane e praticamente Macchia Godena è divenuta la nostra città. E ricordo il suo ultimo libro, Carne Viva, che stiamo leggendo con grande piacere. E adesso, appunto, lascio la parola a Nadia, che ci parlerà proprio di questo aspetto della letteratura e diciamo, della riscoperta del femminile all'interno, diciamo, della storia della letteratura. Prego di silenziare chi. Ecco. Grazie. Nadia, a te. Allora, innanzitutto buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie Sabina per le cose belle che hai detto di me. Allora, il mio intervento, cercherò di essere rapidissima, è quello legato alla presenza delle scrittrici nei libri di testo che si usano nelle scuole. Lo sappiamo un po' tutte e un po' tutti, abbiamo tutti fatto in qualche modo il liceo, le scuole superiori e abbiamo visto che di scrittrici non ne abbiamo incontrate, non ce ne sono nei libri di letteratura. Ce ne sono alcune, ma come dire, in una quantità assolutamente ridotta. Potremmo parlare, secondo me, di sequestro di genere, eh? Perché studiare la letteratura italiana nella scuola italiana significa studiare gli scrittori della letteratura italiana. Vengono scritti questi libri e proposti e adottati nelle scuole tenendo conto soltanto dell'universo maschile. Io lo so che Maria Serena in questo momento sta pensando un'altra cosa, ma arriverò anche al suo libro. Quindi le scrittrici sono inesistenti, la loro presenza e l'influenza che loro hanno avuto sulla scrittura collettiva e sulla cultura generale della nostra nazione viene completamente taciuta, nascosta a generazioni di ragazze e di ragazzi che frequentano le scuole. Questo molto è anche colpa delle docenti e dei docenti che non si pongono il problema. Qualche mese fa con Pina Arena abbiamo raccolto un migliaio di firme per mandarle alle case editrici affinché provvedessero a integrare i libri di testo. In realtà esiste già una legge chiara che spiega bene come ci si dovrebbe comportare e ne parlerò adesso. Questa legge è una legge, diciamo, è un accordo, si chiama Accordo Polite Pari Opportunità nei libri di testo e ha una storia lontana, 1998. Viene stabilito che nei libri di testo, quindi non soltanto quelli di letteratura, ma nei libri in adozione nelle scuole italiane, in realtà era un accordo che non riguardava soltanto l'Italia. Dovessero esserci pari opportunità per le donne e gli uomini. Se nei libri di letteratura le donne sono cosa rara, nei libri, per esempio, di storia dell'arte o di filosofia, le donne non esistono proprio. Nei libri di storia dell'arte magari fa capolino Artemisia Gentileschi, ma lì c'è il discorso della pruderie perché l'attenzione non si fonda principalmente sulla grandezza pittorica e artistica di questa donna, ma di quest'artista, ma sul fatto che lei fu vittima di stupro, uno stupro che denunciò. Allora, quando fu pubblicato l'accordo Polite, furono fatti una serie di convegni, di appuntamenti. Ricordo di aver partecipato anch'io nel 2000 a Roma ad uno di questi incontri. E si presentarono questi nuovi volumi che rispettavano, a dire delle case editrici e anche delle autrici e degli autori,
rispettavano l'accordo Polite. In realtà la stessa Maria Serena Sabegno potrà confermarlo dopo, questo accordo è stato totalmente disatteso e poche sono state le esperienze editoriali che hanno reso giustizia, diciamo, a questo accordo, anche se in maniera abbastanza, come dire, superficiale. La presenza delle donne, come dicevo, all'interno dei libri di testo è assolutamente impercettibile. Mi ricordo che il primo libro di storia, il primo corso di storia che fu pubblicato, secondo l'accordo Polite, era edito da, La Terza, si chiamava I fili della memoria, uomini e donne nella storia, e sembrava che qualcosa fosse veramente cambiato. In realtà manca proprio il paradigma, secondo me, perché non si può immaginare di infilare un boccino a destra o a sinistra di una informazione ogni 100 pagine per dare indicazione di come le donne per caso siano passate nella storia. Andrebbe ricostruita proprio la narrazione e andrebbe spiegato perché, per esempio, nel Medioevo le donne che scrivevano e che, la cui produzione è arrivata a noi, è soltanto, come dire, marginale. In realtà non erano meno intelligenti, non avevano la possibilità di accedere allo studio. Andrebbe spiegato questo, e invece questo nei libri non c'è. Maria Serena Sapegno ha scritto e curatrice di un corso di storia della letteratura italiana per i licei di qualche anno fa, insieme a Roberto Antonelli, che si chiamava per la Nuova Italia L'Europa degli scrittori. Ora, perché sottolineo questa cosa? Perché l'impegno, la qualità e il fervore di Maria Serena Sapegno lo conosciamo tutte, lo conosciamo tutti, ha dedicato e dedica la sua vita agli studi di genere, alla letteratura, alla voce delle donne. Eppure su quella copertina e su quel libro c'è un devastante, che ovviamente non è scelta sua sicuramente, ma c'è un devastante depistaggio, perché l'Europa degli scrittori. Noi quando non usiamo le parole, cancelliamo anche l'esistenza delle cose. Dovremmo arrivare, auspichiamo e desideriamo arrivare a libri in cui anche in copertina ci sia scritto, per esempio, l'Europa delle scrittrici e degli scrittori. Giusto per cominciare a dire, eravamo presenti e abbiamo fatto in qualche modo la storia della letteratura anche noi. Le percentuali, come vi dicevo, delle donne presenti nei libri di testo adottati nelle scuole è irrisoria. Io avevo fatto qualche anno fa un monitoraggio su una serie di testi che venivano usati nelle scuole e devo dire che l'unica letteratura che avevo trovato, una letteratura più di un decennio fa, che avevo trovato con addirittura 26 scrittrici negli ultimi due tomi, quelli che si utilizzano al quinto anno, si chiamava, non so se c'è ancora in commercio, Proiezioni d'autore, e l'avevano curato Enza Desculapio e Marcella Peviani per la Simone Edizioni. C'erano anche donne presenti in tutti gli altri secoli e quello nasceva proprio al seguito dell'accordo Polite, però non l'ho mai visto in circolazione nelle scuole. Vi faccio vedere, provo a condividere, vediamo un attimo, allora, per darvi qualche dato. Vediamo. Ok. Provo a condividere qualche dato. Per esempio, questo libro del 2009 di Materazzi si chiama La parola letteraria, su 73 autori, tre soltanto sono donne: La Morante, Alda Merini, Amelia Rosselli. Panebianco, Pisani, Reggiani, Malpensa, testi e scenari
volume, mi sono fermata a un, come dire, ad un esame del volume per il quinto anno, che è quello dove generalmente c'è qualche figura femminile, quindi sesto e settimo volume, su 59 autori, 6 sono donne. Di Sacco, Le basi della letteratura, e due tomi, su 46, 3 sono donne. La Serao, Sibilla Aleramo e Elsa Morante. Con dei grossi vuoti, no? Cioè ci sono dei nomi, delle scrittrici importantissime che hanno determinato il cambiamento poi anche della scrittura, ma non vengono proprio prese in considerazione. Per esempio, Armellini, qui addirittura non c'è neanche citata Grazia Deledda. Armellini Colombo, 51 autori, 4 donne, Deledda, Morante, Ginsburg, Rosselli. Quest'altro, Vaghe stelle dell'Orsa, Uomini e idee della letteratura italiana e straniera, il titolo conferma il contenuto, su 61 autori sono citate Elsa Moranti e Alda Merini, tutte le altre non esistono proprio. Cultura letteraria italiana e europea della Signorelli, su 97 autori, solo 6 donne, Serao, Deledda, Ortese, Morante, Amelia Rostelli, Alda Merini. Questo libro, che è molto usato, di Sambougas Sala, 49 autori, 4 donne, De Vico, Ficalora, credo si dica, 71 autori, 2 sole donne, Morante e Tamaro. E poi Attalienti, 69 autori, solo 3 donne, Dotti, 51 autori, una sola donna. Lo spazio letterario edito dalla scuola, 93 autori, solo 7 donne. La proporzione è sempre veramente sconcertante. L'antico Salinari Ricci, 123 autori, 5 donne. E per essere un testo del 91, ne portava già abbastanza rispetto ai testi contemporanei. E allora, vedete, andiamo avanti, è sempre così, 67 autori, solo 3 donne, 59 autori, solo 2 donne, 94 autori, solo 3 donne, e via di questo passo. È sempre così, i nomi che si ripetono sono sempre gli stessi, raramente compare per esempio Gianna Manzini, qualche volta c'è Elsa Morante, Renata Viganò è solo in questo caso è presente, insomma, le donne non ci sono. E ho portato alla vostra riflessione questo testo, che è un testo proprio contemporaneo in uso nei licei, e faccio la riflessione su due premi Nobel, e cioè Carducci e Grazia Deledda. Hanno avuto lo stesso premio. Sono due autori della nostra, un'autrice e un autore della nostra letteratura italiana. Hanno vinto lo stesso premio, e cioè il Nobel, non il premio della sagra della porchetta. Bene, a Carducci, in questo volume qui, sono dedicate 50 pagine. Di queste 50 pagine, da 270, pagine a 278 a 328, 20 pagine sono dedicate a delineare la figura dell'intellettuale in tutti i suoi aspetti. Grazia Deledda, stesso premio, a lei sono dedicate 5 pagine, quindi un decimo della quantità di pagine dedicate a Carducci, da 438 a 432. Però attenzione, mentre per Carducci ci sono 20 pagine per descrivere il profilo intellettuale di quest'uomo, per quanto riguarda Grazia Deledda, c'è una sola pagina per indicare il profilo, e non è vero quello che vi sto dicendo, nel senso che in questa unica pagina c'è la vita, il profilo e la spiegazione di due opere della scrittrice. Due. Dopodiché le 3 pagine successive sono tutte di un brano antologico con relativo esercizio finale, quindi praticamente al profilo del premio Nobel Grazia Deledda sono dedicate 5 massimo 6 righe, 5 massimo 6 righe a Ne abbiamo Carducci. un minuto. Non ho sentito. Sì, no, ho concluso. Dunque,
Tutto questo per dire che questo è l'albero delle scrittrici e delle poetesse che fu firmato qualche anno fa da Dacia Maraini e Flavia Piccinni. Ce ne sono 274, 137 sono italiane, quindi di che parlare noi ne abbiamo. Il problema è che continuiamo a non parlarne. Finito, grazie. Grazie a te Nadia, poi appunto ricordiamo proprio il lavoro che tu hai fatto sulla letteratura sostantivo femminile che per molte di noi è stato un utile strumento di conoscenza e di divulgazione. Grazie davvero. E continuiamo appunto, l'hai citata nel corso del tuo intervento e abbiamo qui appunto Maria Serena Sapegno, docente all'Università La Sapienza di Roma, insegna letteratura italiana e studi delle donne di genere e da oltre 20 anni coordina il laboratorio Sguardi sulle differenze, che coinvolge studenti, studentesse, ricercatrici, insegnanti e anche persone, ecco, io stessa faccio parte, diciamo, fruisco della rete, diciamo, tutte quelle che sono interessate e interessati a questi argomenti. E anzi, approfitto per ringraziare Maria Serena per le attività proprio di convegni, di eventi, proprio tutti finalizzati appunto a sensibilizzare su questi temi le coscienze e migliorare la nostra cultura. L'ultima sua pubblicazione, Figlie del Padre, e poi Passione e autorità nella letteratura occidentale, la differenza insegna la didattica delle discipline in una prospettiva di genere. Maria Serena, a te la parola. Sì, grazie anch'io, ringrazio tutte per essere presenti e per avermi invitato e chiedo soltanto 3 minuti di diritto alla risposta rispetto a Nadia e poi perché io ho scelto di parlare di altro e cercherò anche di spiegarvi perché. Perché voglio 3 minuti? Perché lei non cita il mio testo, nel nostro testo in cui ci sono moltissime donne. Moltissime donne, ma soprattutto della cosa a cui io tengo, molte di più di quelle di tutti i testi che lei ha citato. Ma non è solo questo, la cosa che mi preme di più di quella scelta che abbiamo fatto e che stiamo facendo nuovamente nella nuova edizione che stiamo preparando proprio in questi mesi, è qualcosa di più. Cioè, a me non basta aggiungere un po' di donne qui e un po' di donne lì. A me quello che interessa, mi è sempre interessato, sono due cose. Una, è quella di sollevare il problema. Di sollevare il problema e di cercare di attirare l'attenzione dei docenti, prima di tutto, che sono le docenti il problema fondamentale, perché loro non se lo pongono e quindi si può impunemente uscire dal liceo senza essersi mai chiesto come mai non ci sono le donne, dove sono, che facevano le donne mentre gli uomini costruivano la nostra cultura? Non si sa. Quindi la prima cosa è porre il problema e noi lo poniamo dall'inizio, spiegando del perché, quali erano le condizioni in cui vivevano le donne. E perché quindi il loro accesso alla cultura, all'alfabetizzazione era ridottissimo, e ogni volta che nella storia d'Europa e d'Italia si è aperto l'accesso, si è visto subito, le donne hanno cominciato subito a scrivere, ogni volta che si riapre hanno cominciato a scrivere e a pubblicare. Poi naturalmente sono state cancellate, e questo è un ulteriore argomento che bisogna sottoporre agli studenti, e poi naturalmente anche parlare di tante scrittrici, però secondo me non basta, ed è per quello che io oggi ho scelto di parlare della lettura dei classici con lo sguardo di genere, secondo me non basta, cioè è un lavoro fondamentale quello che fa Nadia e che da 50 anni fanno tante donne in tutta Europa, no? Che è quella di aprire gli archivi che nel caso italiano sono straordinari, sono pienissimi, perché noi abbiamo avuto una storia contraddittoria, ma con periodi di grandissima ricchezza e produzione anche da parte delle donne, quindi questo lavoro è prezioso e si sta facendo, ma secondo me non basta, sia perché bisogna appunto in realtà attirare l'attenzione sul modello complessivo, che è quello che ha impedito a molte più donne che avrebbero potuto accedere alla scrittura e che poi ha comportato la cancellazione. Quindi, secondo me, lo sguardo di genere va acceso su tutto, anche sui classici, cioè bisogna saper leggere Dante, Petrarca, Boccaccio. Tutti i grandi testi che comunque vada per quante donne tu voglia aggiungere, formano la nostra tradizione, la nostra cultura e che noi donne amiamo, nel senso che noi siamo fatte di tutto, siamo anche noi, no? Fatte
fatte di tutta la cultura scritta dagli uomini e quella scritta dalle donne. Quindi li amiamo e dobbiamo però essere capaci di vederli con degli occhi attenti e critici. Quindi io penso che ci sia anche questa seconda strada da compiere, e allora si può fare in tanti modi, certo non nei modi in cui la fanno la maggioranza dei libri di scuola nelle scuole, che è la donna in D'Annunzio, la donna, cioè loro riprendono gli stereotipi e li moltiplicano, invece che criticarli producono esattamente l'effetto opposto, paradossalmente. E allora secondo me, e non solo secondo me, sono cose su cui abbiamo lavorato, bisogna essere capaci di fare una critica più profonda, come viene rappresentata la costruzione degli stereotipi di genere, da come viene rappresentato il rapporto corpo-mente, da come viene rappresentato il rapporto razionalità-emotività. Cioè stiamo parlando di cose molto importanti che fondano la nostra cultura e che attraversano anche le scritture delle donne, ovviamente, perché le donne fanno parte dello stesso sistema culturale. E ahimè sono spesso misogine, siamo spesso misogine perché facciamo parte, l'abbiamo bevuto col latte materno. Quindi il punto è proprio decostruire il modello complessivo, e questa è la vera impresa secondo me. Non che non ci sia, anche l'altra fa parte, però questa è radicale. Allora io su questo naturalmente non posso fare più di tanto, però vi vorrei far notare qualcosa che è successo nel tempo da questo punto di vista, che secondo me è molto interessante, perché da una parte c'è una spinta a dare nuova voce e nuovo punto di vista alle donne, e questa spinta è stata soprattutto sostenuta dalle donne. Intanto, per esempio, se vi ricordate, negli anni 70 le donne hanno cominciato a riscrivere le favole, non so se ve lo ricordate, e sono successe molte cose molto divertenti, nel senso di attraverso una riscrittura ironica fai vedere, no? Tutti gli stereotipi, i pregiudizi che le favole tendono a produrre. Ma poi ci sono state anche cose molto importanti, per esempio la rilettura della Bibbia che alcune grandi studiose stanno facendo, in cui tornano sulle traduzioni, perché le traduzioni sono molto importanti in questa nostra vicenda. Le traduzioni della Bibbia spesso, per esempio, tradiscono gravemente il testo, che comunque peraltro è un testo prodotto dalla filosofia, dalla mentalità patriarcale, questo è evidente, no? E quindi va decostruito. Però si possono anche verificare i modi in cui la tradizione ha accentuato delle cose. Lo stesso ha fatto, per esempio, Cavarero con la filosofia. Ma ci sono alcune figure molto importanti che in questi anni sono state ripetutamente rilette e riscritte. Questo dice qualcosa, no? Cioè dice il fatto che al di là soltanto del livello scolastico ci sono anche le scrittrici che hanno avuto proprio il bisogno di dare nuova voce a alcune autrici. Antigone su tutte, no? Antigone è stata riscritta, ristudiata, reinterpretata mille volte. Allora è una figura prodotta dalla cultura patriarcale, però è leggibile in tanti modi diversi e rappresenta, esprime molto bene varie contraddizioni, ma non solo, anche Achille, Ulisse. Ci sono per esempio delle vere e proprie riscritture letterarie, pensate a quello che ha fatto Christa Wolf, no? Sia con Cassandra che con Medea. In particolare c'è la figura di Fedra, sulla quale io recentemente mi sono concentrata per un lavoro, e mi sono resa conto che c'è un lavoro gigantesco, cioè Fedra è la figura della classicità che è stata più riletta e reinterpretata in assoluto da uomini e donne. Margherita Yourcenar, Svetaeva, Patrizia Valduga, recentemente due grandi commediografe inglesi e irlandesi, Sarah Kane e Marina Carr, hanno scritto delle cose molto importanti. E poi hanno riscoperto, facendo questo lavoro, anche che questa spinta a rileggere i testi e a guardarli con altri occhi era già presente, per esempio, in Inghilterra, nella cultura, faccio un esempio soltanto, no? Ma è un lavoro che si può fare, nella cultura vittoriana, in cui queste scrittrici e studiose inglesi ritraducevano le tragedie greche, le ritraducevano perché secondo loro erano state lette, tradotte in modi che penalizzavano ingiustamente, eccessivamente, diciamo, le donne. Quindi c'è anche questo.
E poi un'altra cosa che sta accadendo, che secondo me è anch'essa è già un po' accaduta, molto interessante, è il tentativo di fare dei racconti letterari da un altro punto di vista, oppure di come avrebbe potuto essere. Tra tutti vi consiglio il gioiello, secondo me, di una mia autrice adorata, che è Magda Szabo, che io adoro, e che ha scritto Il Momento. No? Il Momento, per esempio, è un romanzo in cui lei racconta l'Eneide dal punto di vista di una donna, ed è affascinantissimo, cioè dietro ti consente di entrare nel fondo della nostra cultura in un altro modo, oppure è uscita la traduzione da poco in italiano del libro di Pat Barker, Il silenzio delle ragazze, non so se l'avete visto, che è un'altra cosa del genere, cioè è una scrittura della storia dell'Iliade, però fatta da Briseide. Ed è interessantissimo perché, per esempio, se io insegnassi a scuola, io glieli farei leggere questi libri alle ragazze, cioè le farei vedere ai ragazzi e alle ragazze come queste riscritture dialogano con i testi originali, cioè ci permettono di entrare in un rapporto attivo e critico con i classici che comunque sia sono la nostra base. Recentemente c'è tutta una serie di podcast, non so se l'avete visto, che si chiama Vive, e che cercano, sono ancora altre scrittrici che cercano di rileggere Didone, Ofelia, Madame Bovary, anche lì facendogli fare un'altra fine. No? Allora, questi sono giochi, ma non sono solo giochi. Cioè è un modo creativo e intelligente, secondo me, di entrare nella nostra tradizione e trasformarla da dentro. È uscito un altro libro da qualche mese fa in cui ci sono le protagoniste di alcuni romanzi importanti che scrivono ai loro autori protestando perché tu non mi hai capito, cioè, per esempio Lucia che scrive a Manzoni, per fare un esempio, ma ce ne sono tantissime. Allora io credo che questi siano tanti modi, come vedete, no? Ma sono tanti modi in cui si può, senza fare le riscritture, intendiamoci bene, senza fare le riscritture politically correct all'anglosassone in cui cancelliamo la nostra storia e quindi le cose che non ci piacciono ce le teniamo tutte perché noi siamo fatte da quelle cose che non ci piacciono e quindi vanno denunciate, non cancellate. Però la riscrittura in questo modo giocoso è un modo in cui tu le conosci, le rivedi, le critichi e però sei in un dialogo creativo che non cancella nulla della nostra tradizione, però apre porte nuove. Voglio dire solo questo, ho finito. Grazie mille Maria Serena e grazie per aver rispettato anche i tempi. E da programma adesso dovremmo avere Anna Maria Crispino che purtroppo sta poco bene, quindi si scusa ma ha dovuto disdire l'incontro e aspettiamo presto che si rimetta, naturalmente le inviamo una pronta guarigione e leggo in modo improprio quello che è stato un po' l'abstract del suo intervento. E Anna Maria Crispino, ricordo che dirige la rivista culturale femminista Leggendaria ed è tra le socie fondatrici della Società Italiana delle Letterate, SIL, ed è altresì direttora editoriale della Jacobelli Editore. Dunque, il suo intervento era proprio sulla letteratura nei territori d'oltre canone. La scrittura è stato il primo terreno su cui le donne hanno cominciato a costruire la loro soggettività in un lungo attraversamento che ha portato ad interrogare e mettere in discussione la tradizione occidentale di cui pure erano figlie. Escluse dal canone letterario o al più considerate minori nelle storie letterarie, il gesto è stato radicalmente sovversivo perché spesso, più che contro il canone, le scrittrici si sono poste oltre il canone. La critica letteraria femminista, a partire dai primi decenni del Novecento, in primis con Virginia Woolf, e poi con grande vigore negli ultimi 50 anni, ha lavorato ad uno scavo archeologico per portare alla luce scrittrici dimenticate, oscurate, svalorizzate, e per ricostruire una genealogia di pioniere e antenate cui le autrici contemporanee possano ispirarsi per agire in libertà la scrittura, il pensiero, le rappresentazioni al di là dei generi canonici.
studi e ricerche in ambito accademico fuori di esso, come l'oramai 25ennale lavoro della Società Italiana delle Letterate, hanno prodotto strumenti interpretativi e significativi spostamenti di punti di vista che investono oramai anche la produzione di testi ed antologie per la didattica della storia delle letterature nelle scuole e nelle università. Ora, con nostro dispiacere, ci sarebbe piaciuto sentire appunto proprio da Anna Maria questo intervento, sicuramente più ricco ed articolato. E quindi passo la parola a Loretta Junk, già docente di lettere e adesso felicemente in pensione, ma sempre molto attiva, la nostra toponomasta veramente su tutti i fronti, e fa parte del comitato dei lettori del premio letterario Italo Calvino e è referente appunto per il Piemonte di toponomastica femminile e nel 2014 ha organizzato il terzo convegno di toponomastica femminile curandone anche gli atti. Quel giorno purtroppo io non c'ero, mannaggia, e ha collaborato alla stesura delle Mille e I primati delle donne e scritto per diverse testate, l'Indice dei libri del mese, Noi donne, Dolce, eccetera. E Loretta ci parlerà proprio del premio di Calvino, premio Calvino e le scrittrici. Scusate, ma qui il caldo, veramente siamo oltre 40 gradi, veramente, perdonatemi. Vorrei potervi mandare un temporale che continua a stare qua sopra, ma non posso. Guarda Loretta, ce lo prenderemo tutto, credimi. Parliamo del premio Calvino con cui io collaboro da una decina d'anni facendo parte del gruppo dei lettori e delle lettrici in maggioranza, però c'è il comitato di lettura. Allora, il premio Calvino è un premio letterario di narrativa, è fondato a Torino nel 1985, poco dopo la morte di Calvino, da un gruppo di amici e di estimatori dello scrittore, come Norberto Bobbio, Natalia Ginsburg, Cesare Segre, Lalla Romano e parecchi altri. Si rivolge a scrittrici e scrittori inediti ed esordienti e l'idea è stata quella di raccogliere il ruolo di talent scout che Calvino aveva svolto presso l'editore Einaudi ed è per questo che ogni autrice e ogni autore che concorre al premio oggi con un suo manoscritto riceve una valutazione della sua opera da parte di un comitato di lettura che lavora collettivamente con il compito di valutare e selezionare manoscritti per giungere ogni anno a una decina di finalisti, tra cui una giuria esterna sceglierà l'opera vincitrice. La giuria è costituita da scrittori e critici letterari, operatori culturali in genere ed è ogni anno diversa. Giungono a ogni edizione del Calvino centinaia di manoscritti, il cui numero è in aumento costante da una decina d'anni. La 34esima edizione si è conclusa da poco e ha visto il numero record di 999 opere in concorso. Da qualche anno è aumentato anche l'interesse dell'editoria per il premio e quasi tutti le opere finaliste, che sono ogni anno da 8 a 11, vengono pubblicate. I dati statistici che sono stati raccolti a partire dalla 15ª edizione rivelano che a concorrere sono in maggioranza uomini, circa il 60%, mentre le opere a firma femminile sono più o meno il 40%, meno che più. Nell'albo d'oro del premio le opere vincitrici rispettano queste percentuali con un leggero vantaggio a favore di quelle scritte da donne e in 34 anni sono state 18 le vincitrici contro 25 vincitori, quindi il 41,8% del totale a favore delle donne e il 58,8%
8,2% del totale degli uomini. Tra le finaliste e le vincitrici troviamo nomi noti, per esempio Susanna Tamaro, Rossella Milone, Paola Mastrocola, Maria Pia Veladiano, e anche quest'anno a vincere il premio è stata una donna, Francesca Valente, di Torino, abitante a Torino, che ha concorso con null'altro da segnalare, Storie di uccelli, un'opera di docu-fiction, come si dice oggi, ispirata alle storie delle persone che sono arrivate al repartino psichiatrico dell'ospedale Mauriziano di Torino negli anni successivi alla legge Basaglia. Ovviamente il libro non è ancora pubblicato, ma lo sarà sicuramente, perché ha suscitato molto interesse tra gli editori. Ma ecco, vediamo di puntare adesso l'obiettivo sugli ultimi 10 anni, per esaminare con una lente, diciamo, un po' più potente la partecipazione femminile al premio, individuando vincitrici, finaliste e tematiche che sono state affrontate. Allora, in questi 10 ultimi anni sono giunti in finale le opere di 28 donne, poche se pensiamo a quel 40% grosso modo di partecipanti, il 30,4%, mentre gli uomini sono stati 64, quindi c'è uno squilibrio rispetto all'affluenza di manoscritti femminili, come si è detto, del 40%, non si può essere più precisi dal momento che negli ultimi 2 anni mancano i dati statistici. Comunque, grosso modo, sono sempre il 40% di donne, o un anno 38, un anno 41, ma insomma più o meno. Se guardiamo però al numero delle vincitrici, la situazione cambia ed è una cosa strana. Hanno vinto in questi ultimi 10 anni 4 donne e 7 uomini. C'è un ex aequo, sono 11 i vincitori, non solo 10. Insomma, come se le donne arrivassero meno in finale, cioè le donne che arrivano in finale sono poche rispetto a quelle che dovrebbero essere, ma vincono più degli uomini in percentuale. E mi sembra un fatto su cui bisognerebbe pensare. Oltretutto le giurie sono sempre diverse, quindi è una costante questo che dall'inizio del premio si verifica. I nomi delle opere i nomi delle opere delle vincitrici degli ultimi 10 anni. L'ultimo è stata, appunto, come ho detto, Francesca Valente, con Altro nulla da segnalare, Storie di uccelli, poi dell'edizione 34esima, quella che si è conclusa ora. Abbiamo poi Maddalena Fingerle con Lingua Madre, l'edizione dello scorso anno, l'edizione 33esima, che non ha ancora pubblicato, ma pubblicherà con Italo Svevo. Nell'edizione 30 aveva vinto Emanuela Canepa con L'animale femmina, edito da Einaudi, Stile Libero. Poi l'edizione 29esima era stata vinta ex aequo da Elisabetta Pierini con La casa capovolta. Ha trovato un editore recentemente, ha pubblicato con Hacca Edizioni. Tra queste 4 finaliste, anzi in queste 4 vincitrici, solo L'animale femmina ha una protagonista donna e tratta un tema che riguarda la condizione femminile, come dice il titolo. Si parla dell'evoluzione di una giovane donna che diventa consapevole di se stessa e del proprio potere, e paradossalmente ad avviare questo processo è un uomo, il suo datore di lavoro, che è un anziano avvocato che la manipola, la provoca con discorsi misogini e
paradossalmente crea le condizioni della sua ribellione non solo verso di lui, ma verso i suoi condizionamenti profondi. Gli altri romanzi non trattano tematiche specificamente femminili, ma questo non è un segno negativo, è il segno che le donne si interessano di tutto e non soltanto dei propri diritti. Devo scegliere tra le finaliste per motivi di tempo, ma tra le 24 opere finaliste e non vincitrici voglio segnalarne almeno alcune per la tematica particolarmente interessante. Nell'edizione 33esima, quella dell'anno scorso, vorrei segnalare in modo particolare un testo di Laura Lanza, Donna Francesca Savasta, intesa Ciccina, pubblicato da Storia. Un romanzo di ambiente siciliano dell'Ottocento che è incentrato sulla figura di una donna che è la levatrice del paese. Una figura che sovverte il racconto tradizionale della donna siciliana. Ciccina è infatti una donna libera, saggia, generosa, di grande intelligenza, che è impegnata nel sociale ed è ben determinata a vivere i propri desideri. Sempre nell'edizione 33esima, l'anno scorso, abbiamo poi 10 storie quasi vere, una raccolta di Daniela Gambaro, uscita con Nutrimenti, che ha avuto la menzione speciale del Comitato dei Lettori, ed è una raccolta che una volta pubblicata ha vinto il premio Campiello Opera Prima 2021, quest'anno. Sono 10 racconti in cui si parla del quotidiano, sempre molto con un tono di grande partecipazione, il quotidiano di famiglie, di coppie, di madri, di bambini, no? Molto molto ben scritto, è molto interessante, una sensibilità particolarmente femminile nella sua accezione migliore, direi, ecco, perché quando il termine può voler dire tante cose. L'edizione 31esima ha visto un altro romanzo molto interessante che si lega a questa cosa al discorso che faceva poc'anzi, il discorso molto interessante di Maria Serena Serpegno. È una rilettura di Elena di Sparta, del personaggio di Elena di Sparta, no? Ha scatenato la guerra di Troia e si intitola appunto Elena di Sparta di Loretta Minutilli, una giovane autrice pugliese, pubblicato con Baldini e Castoldi, e si dà voce al mito di Elena da un punto di vista completamente diverso da quello usuale. È una Elena molto moderna questa, che racconta la storia universale di tutte le donne in ogni tempo e spazio. Cito da Elena Giorgi nel blog La Lettrice Geniale. Ed è una Elena che, tornata in patria, racconta la storia dal suo punto di vista. Recentemente l'autrice... Loretta, due minuti. Subito. Ha pubblicato con La Nave di Teseo un altro romanzo interessante, Quello che chiamiamo amore, è la storia di un matrimonio in cui c'è una lei amatissima ma si sente soffocata dal ruolo che lui inconsapevolmente le impone e quindi se ne libera. Un'altra storia interessante è quella della protagonista della Sartoria di Via Chiatamone di Marinella Savino, edito da Nutrimenti. Anche questo è un bel personaggio di donna, di grande intelligente concretezza, dalla volontà di ferro,
che in tempo di guerra, la seconda guerra mondiale, a Napoli riesce a proteggere la propria famiglia e le persone che ama dalla fame, dai bombardamenti, dai pericoli, ed è un libro che è stato giudicato di gradevolissima lettura. Avrei altre cose da dire, perché sono tante le nostre autrici interessanti. Mi fermo qui, e se qualcuno volesse saperne di più, posso mandare la cosa, l'intervento completo, diciamo. Ma certo, Loretta, mandalo, perché interesserà sicuramente. E poi tu sei una, veramente una fonte inesauribile di informazioni. Sono a cui noi spesso, certo, e noi spesso attingiamo, sì, lo sai benissimo. Sì, adesso grazie. Veramente un salotto oggi pomeriggio di amiche, e abbiamo qui sempre veramente con grande piacere Giuliana Cacciapuoti, tra le fondatrici di Toponomastica Femminile. Un'amica che si distingue soprattutto per gli studi sulla cultura arabo-islamica. È autrice di molte pubblicazioni, di articoli scientifici. Ha collaborato con la regione Campania, in particolare come consulente per le diversità e per le politiche interculturali e migratorie. È una esperta di questa materia, e quindi anche sperimenta la didattica dei modelli multiculturali in relazione all'Islam sia in Europa che in Nord America. E poi, non ultimo, è parte della Commissione Toponomastica Cittadina del Comune di Napoli, e grazie a Giuliana che proprio Toponomastica Femminile è riuscita a intitolare diverse strade e a cambiare anche dei nomi con intitolazioni a donne, quindi te ne siamo grate per tutto ciò che fai. E Giuliana parlerà per noi, appunto, scrivere per ricordare, focalizzando soprattutto su Ramondino e Tucan. E a te la parola, Giuliana, grazie. Grazie, buonasera a tutte e tutti. E, diciamo, ho avuto anche un attimo di panico, perché nonostante, come dire, essere in collegamento costante con tantissime parti del mondo, stasera, evidentemente però il caldo c'entra, perché c'è stato una specie di piccolo crash per cui si è staccata la connessione internet, che in genere è sempre molto potente e ben funzionante. Grazie, io sono felicissima di essere finalmente a un salotto letterario, e devo dire che non immaginavo di unire in una maniera molto particolare le figure di Fabrizia Ramondino, di cui io assolutamente non sono studiosa, perché chiaramente sono un'esperta della cultura e della letteratura araba e islamica, ma che tengo, diciamo, entrata di prepotenza in questo salotto letterario, nel quale io avrei dovuto raccontare solo di Fadwa Tuqan, la poeta palestinese del canone palestinese, come dire, eccelsa maestra, studiata nelle scuole, non solo nelle scuole della Palestina, ma anche in una grande area dei paesi arabi, perché era un po' una sorta di riparazione del danno. Se ben ricordate, diversi anni fa noi avremmo dovuto fare un bellissimo salotto letterario, però non virtuale ma in presenza, e il filo conduttore erano le letterate straniere che avessero avuto un'intitolazione stradale. E Fadwa Tuqan, proprio per la sua importanza, nella sua natia Nablus, ha intitolato una strada che si trova, diciamo, anche in un punto abbastanza importante della città natale. Perché dico poi questa, diciamo, magica, direi, unione con Fabrizia Ramondino? Perché domani è un avvenimento triste, in quanto è la data della morte di Fabrizia, che scomparve in mare a Gaeta nel 2008, proprio il 23 giugno, ma perché il 24 giugno ci sarà a Napoli l'intitolazione della scalinata Fabrizia Ramondino. Scalinata Fabrizia Ramondino in un posto significativo della vita della scrittrice,
perché è quella scalinata che porta alla mensa dell'asilo dei bambini proletari e di quel movimento politico e culturale che a Napoli l'ha vista sempre protagonista. Ma qual è la memoria di cui io oggi vi voglio parlare? Innanzitutto do un po' più di spazio a Fadwa Tuqan, perché immagino che sia un nome, sebbene importante nella letteratura araba, meno conosciuto. Non mi spingo assolutamente in nessun terreno di quello che è vite parallele, però lasciatemi dire che come Fadwa Tuqan è nata in una città che è Flavia Neapolis, Fabrizia Namorlino nasce a Neapolis, ma in un gioco molto particolare la fa Fabrizia Namorlino, pubblica il suo primo romanzo e lo chiama Altenopis, non più una Nea Napolis, no, una nuova città, bensì una città alte che lei, plurilingue, come è plurilingue Fadwa Tuqan, usa il tedesco alte con una copia, diciamo, di Altenopis, e esordisce dopo anche molti anni di impegno culturale, civile, politico nella città di Napoli, anche accanto al movimento appunto i bambini proletari, ma anche per il movimento dei bambini della città di Napoli, le spinte anche dei movimenti sociali nella città, il movimento femminista, il suo lavoro anche all'interno dei consultori, ecco, esordisce con questo romanzo. Mentre invece Fadwa Tuqan è anch'essa una figura molto interessante e molto particolare. C'è già una discussione rispetto alla sua data di nascita, perché forse Fadwa Tuqan è nata intorno al 1917 in una famiglia di Nablus, tradizionalista, conservatrice, dove lei dice: non sono mai stata una figlia né voluta né accettata, ma piuttosto molto marginale, e quindi già deve, come dire, sostenere una lotta all'interno del riconoscimento familiare, e trova come suo sostegno il fratello, che è già un importante letterato e poeta palestinese, Ibrahim Tuqan, che sarà sempre nel corso del tempo, fino a quando lui è vissuto, cioè fino al 1941, la sua guida, il suo mentore, e anche colui che l'aiuterà a diventare poi quella donna, quella letterata e quella studiosa cosmopolita che frequenterà non solo l'università di Oxford, ma diventerà anche, come dire, frequentatrice di molti salotti letterari, e fino anche nel nostro paese a intessere relazioni con Quasimodo e con anche tutta quella scena letteraria italiana coeva a questo suo periodo. Però quello che dal mio punto di vista, in particolare sia per la mia esperienza personale, che in questo caso entra prepotentemente, perché io ho conosciuto Fabrizia Namorlino, in un momento molto particolare, e così come la vedo accomunata in una sorta di vicinanza a Fadwa Tuqan, è la memoria. Ma la memoria di che cosa? La memoria dei popoli. Per Fadwa sicuramente il suo popolo, quel popolo palestinese, e mentre invece per Fabrizia Namorlino il popolo sarawi. Io ho conosciuto Fabrizia Namorlino proprio in relazione al suo impegno per il popolo sarawi, non solo perché lei è stata vicina fautrice e ha anche scritto e collaborato affinché la storia di questo popolo, che come lei scrive nel testo L'astronave caduta nel deserto, si è trovata improvvisamente da popolo marinaro catapultato nell'esilio e nel non riconoscimento nell'oasi di Tinduf. Brevemente, i Sarawi sono un popolo che all'epoca della decolonizzazione era sotto il protettorato spagnolo. Gli spagnoli abbandonano il territorio del Sarawi, che si trova tra la Mauritania e il Marocco, si affaccia sulle coste dell'Atlantico, e con vari accordi politici
praticamente il Marocco si impossessa della fascia più ricca di fosfati e di altre materie prime importantissime, oltretutto della risorsa anche marittima della pesca, e costringe i Sahrawi in una sorta di esilio. È evidente che c'è anche una sorta di parallelismo con quello che accade al popolo palestinese e quella che poi sarà dopo molti anni però nella vita di Fatwa Tuqan, quella di diventare la poeta nazionale del popolo palestinese, la madre della poesia della nazione palestinese. Fabrizia Ramondino ha raccolto, come dire, questo popolo, ha scritto lei la sceneggiatura per il film di Mario Martone, Il popolo del deserto, e si è prodigata affinché, diciamo, la vicenda di questo popolo che ancora oggi, dal 1994 più o meno, quando ci fu, diciamo, la promessa di un referendum per stabilire l'autodeterminazione del popolo Sahrawi, a oggi 2021, ancora attende questo referendum, ha voluto portare all'attenzione del mondo le vicende di questo popolo che a un certo punto, dopo non solo è entrato in guerra, ma ha rifiutato la guerra e ha compiuto un'operazione storica importantissima, cioè ha rifiutato il terrorismo, ha rifiutato la propria, diciamo, determinazione attraverso atti di guerra, ma addirittura Fabrizia Ramondino, ed è questa, in questa sede che io l'ho conosciuta, ho avuto modo di fare un percorso breve ma molto intenso insieme con lei, è quello di avere accolto le testimonianze che i Sahrawi nella loro oasi del deserto hanno raccolto dei loro nemici, quindi i resti delle foto, dei ricordi che i soldati marocchini che attaccavano i Sahrawi lasciavano nel deserto, nel loro museo della guerra, hanno costruito questo memoriale e che Fabrizia, insieme con altre personalità europee, ha presentato con il nome di Necessità dei Volti, e in questa raccolta, questa raccolta di cui lei è divenuta, e quindi questo c'entra con la mia storia, prima affidataria di questo libro di testimonianze e di memoria, nella prima conferenza europea delle città e delle regioni e delle province gemellate con il popolo Sahrawi, affinché, diciamo, non si perdesse memoria. E in questo senso io non era previsto questo inserto, però nelle cose che sono state fin qui dette, ecco, si è ricordato anche come c'è un'interpretazione dei miti o della nostra storia, della nostra mitologia, e proprio a fronte della decisione del popolo Sahrawi di costruire l'archivio fotografico e renderlo accessibile, mentre ancora, diciamo, la crisi del Polisario è in atto, pensate, ancora, diciamo, c'è l'ONU che tenta di far fare questo referendum che non arriva mai, ecco, Ramondino evoca e associa loro il profugo occidentale per eccellenza, Ulisse, che non desiderandolo va in guerra, ritornando esule a Itaca, è riconosciuto dal padre solo nel segno agreste del paese, ed è Ramondino che osserva: c'è l'indicibile, la guerra indicibile, appunto, quando lo si dice come nell'Iliade, non è protagonismo la guerra stessa, ma la sventura che accomuna vincitori e vinti. E questo senso di vincitori e vinti è anche, diciamo, quel senso di partecipazione umana e, come dire, che va al di là della sofferenza del proprio popolo, che si ritrova proprio in Fatwa Tuqan. Fatwa Tuqan, che è un'altra personalità che non voleva scrivere di un popolo o del suo popolo. Fino al 1948 lei scrive di intimamente di se stessa, infatti parla di temi individuali quali l'amore, la speranza, la solitudine, gli affetti. Non a caso le sue opere si chiamano Wahdi Ma'ala Ayyam, sola con i miei giorni, oppure Atini Hubban, dacci amore.
Però lei scrive anche una sua, nella sua biografia, che si chiama Un viaggio tortuoso, o anche forse in arabo, Rihla Jabaliya, Rihla Sadah, di questo necessario cambiamento all'interno della sua opera poetica, che quando, diciamo, ormai la questione palestinese non può essere più, come dire, procrastinata, non si può più non sentire questa presenza, e quindi dal 1967 assume veramente toni di impegno sociale e politico nei confronti proprio della questione palestinese, come Amam al-Bab al-Mughlaq, che significa davanti alla porta chiusa, oppure Al-Kilm Duna Wahidan, solo sulla cima del mondo. Ecco, tutta questa poetica che rientra in quello che è un diwan, cioè il canone, la raccolta principe di Fadwa Tuqan, e che diventa patrimonio culturale e, come dire, proprio patrimonio inestimabile del popolo palestinese. Diventa dal 1999 anche conosciuta internazionalmente, perché la regista e scrittrice palestinese Lina Badr realizza un film su di lei, che appunto in inglese è Fadwa, a Tale of Palestinian Portraits, e quindi diventa, diciamo, lei la voce del popolo palestinese, ma non dal punto di vista, come dicevo prima, della rivendicazione, ma della empatia e della necessità, così come Fabrizia Ramondino evoca la necessità dei volti, della necessità del ricordo, della necessità della parola, anche della necessità della speranza. Infatti, quella che è una delle sue più belle poesie, che diciamo scrive all'indomani di un momento terribile della disfatta palestinese, il diluvio e l'albero, la poesia si conclude però con un'invocazione all'Ittoyan e all'Attuyur, Attuyur, Attuyur, cioè ritorneranno, ritorneranno, ritorneranno a cantare gli uccelli, perché dopo un diluvio, e lei usa questa parola, proprio la parola araba che indica la parola del diluvio come diluvio universale, e però sarà un rifiorire di alberi, sarà un ritornare e un dare la speranza. E dal punto di vista anche, diciamo, nel narrativo del canone di Fadwa Tuqan, è anche molto interessante la sua evoluzione stilistica, perché sulla scia dell'insegnamento del fratello, e entrambi scrivono in un momento particolare, che è quello della, come dire, della lotta della liberazione dal colonialismo britannico, si rifanno al capostipite poeta arabo nazionale dell'intera Watan al-Arabi, cioè di tutta la nazione della Umma araba, e il Imrul Qais, con un tipo di poesia che è un tipo di poesia celebrativo, di canone, come dire, epico, di tipo epico, che, per darvi un'idea, potrebbe essere paragonato alla nostra epica della chanson de Roland, quindi diciamo, la celebrazione del poeta, delle armi, dei cavalieri. Però tutto questo tema così classico, che è legato al classicismo, diciamo, poi si interrompe nel momento in cui lei decide di occuparsi non più anche solo di temi intimi e di temi esistenziali, ma di diventare proprio anche scrittrice politica. Però quello che è anche molto interessante è che c'è anche all'interno di queste delle poete arabe che scrivono in arabo di un filo di connessione e comunicazione, in quanto lei prende, diciamo, la rottura dell'idea della rottura con il classico attraverso l'insegnamento di una altra grande poeta araba, che è considerata la madre del verso libero arabo, Nazik al-Malaika. E quindi, come dire, Liliana, due minuti. Sì, posso, diciamo, concludere il mio intervento dicendo che cosa? Che in qualche modo, in una maniera molto molto così marginale, sono riuscita però a ricordare e a parlare di Fadwa Tuqan e di, come dire,
assolvere, diciamo, a questo mio desiderio e debito anche nei confronti di toponomastica dopo tanti anni, che sono stata particolarmente felice che però le due figure, le figure il ricordo di Fadwa Tuqan si sia associato a quello di Fabrizia Ramondino e che questo ricordo di Fabrizia Ramondino si concluda anche con una importante cerimonia di intitolazione alla quale parteciperanno ovviamente tutti coloro che l'hanno conosciuta, che l'hanno amata, che hanno lavorato insieme con lei. Ma soprattutto, diciamo, quello che è molto, diciamo, per me, ecco, ascoltandovi, è anche quello di osservare come siano dovuti passare tantissimi anni perché qualcuno si sia ricordato di intitolare un luogo a una scrittrice così importante come Fabrizia Ramondino, che temo non sia né studiata né in qualche modo ricordata, ovviamente all'interno degli insegnamenti delle scuole, diciamo nel liceo, ma soprattutto probabilmente nelle scuole dei luoghi che l'hanno vista protagonista. E quindi, come dire, augurarmi, essere di auspicio affinché, diciamo, tutte queste figure di scrittrici italiane, straniere, delle cosmopolite come sono Fadwa Tuqan e come sono state Fabrizia Ramondino, che mai avrebbero voluto essere, come dire, intrappolate in una, anche solo in una definizione semplicemente nazionalistica, ma quanto piuttosto in quella di una loro partecipazione, di loro afflato nei confronti dei popoli, soprattutto nei popoli che sono dimenticati, ecco, pensare a loro come delle ideali apripiste che ci possono permettere di riflettere anche sulla necessità che oggi noi abbiamo tutte e tutti di riprendere anche un percorso di impegno politico, sociale, intellettuale, anche nel sostegno di quelle battaglie per i popoli dimenticati che forse oggi sono diventati proprio uno degli aspetti più marginali del nostro modo di interpretare, vedere e vivere il nostro impegno culturale e intellettuale. Mi taccio. No, grazie, come sempre, veramente siete state tutte di un'eccezionalità e avrei continuato ad ascoltarvi, come sono certa tutti i nostri spettatori e spettatrici. Veramente è un peccato che sia finito così questo incontro e ci auguriamo veramente presto di poter ripetere queste esperienze dal vivo. Intanto però godiamoci questa opportunità e volevo ringraziare ancora una volta Gianfranco Battista, il nostro tecnico che permette eroicamente queste connessioni e queste trasmissioni di toponomastica femminile, e ringraziare sempre Maria Pia Ercolini, ideatrice e sempre indaffarata su mille fronti della toponomastica, e anche Livia Capasso che sempre coordina questi incontri in modo perfetto, veramente le ringrazio con tutto il cuore. E adesso concludiamo questo nostro incontro con la pillola sempre del Centro di Pedagogia dell'Espressione L'Arca nel Bosco, e questa volta è un omaggio a Cristina Campo e alle 80 poetesse della sua ricerca incompiuta, da parte di Flavia Gallo, drammaturga e ricercatrice teatrale interculturale e linguista, e Laura Bartoletti, che già abbiamo incontrato. E Gianfranco, se vuoi trasmettere il video, grazie.
Non è la bellezza ciò da cui si dovrebbe necessariamente partire. È un giacinto azzurro che attira col suo profumo Persefone nei regni sotterranei della conoscenza e del destino. Si può senza dubbio chiamare esorcismo questo attrarre per mezzo di figure lo spirito che di certe cose ha sempre una grande paura. Questo fanno i miti. Questo dovrebbe fare la poesia. Corinna, Erinna, Alcanze, Anna Comnena, Eloisa, Maria di Francia, Ildegarda di Bingen, Mechtilde di Magdeburgo, Santa Umiltà, Beata Angela da Foligno, Santa Caterina da Siena, Christine de Pisan, Isabella di Castiglia, Santa Teresa d'Avila, Alessandra Macinghi Strozzi, Veronica Gambara, Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Madonna Celia, Veronica Franco, Louise Labbé, Vernette Duguillet, Catherine de Roche, Maria Stuarda, Ofra Ben, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, Maria Alcoforado, Suor Juana Inez de la Cruz, Mademoiselle Essé, Julie de l'Épinasse, Madame de Staël, Suzette Contat, Elisabetta Goethe, Bettina Brentano, Caroline von Wunderode, Annette von Droste-Hulshoff, Marceline de Bord-Valmore, Eugénie de Guérin, Elisabetta Barrett-Browning, Jane Austen, Charlotte Emily e Anne Bronte, George Eliot, Cristina Rossetti, Emily Dickinson, Rosalia de Castro, Gertrudis Gomez de Avellaneda, Sofia Tolstoi, Maria Baskirseva, Anna Achmatova, Colette, Catherine Mansfield, Catherine Pozzi, Virginia Woolf, Margot Rudo, Anna Mary Phillips, Simone Weil. Amore, oggi il tuo nome al mio labbro è sfuggito, come al piede l'ultimo gradino. Ora è sparsa l'acqua della vita e tutta la lunga scala è da ricominciare. T'ho barattato, amore, con parole. Buio miele che odori dentro diafani vasi sotto 1600 anni di lava. Ti riconoscerò dall'immortale silenzio. Bene, ringrazio ancora le amiche che hanno partecipato a questo salotto, ringrazio Nadia Verdile, ringrazio Maria Serena Sapegno, ringrazio Loretta Junk, ringrazio Giuliana Cacciapuoti e ringrazio anche Anna Maria Crispino che è stata con noi così, diciamo, non in presenza, ma era con noi. Grazie davvero. A presto, al prossimo incontro del 27 luglio con le scienze. Arrivederci. Saluti a tutte.